E ciao a tutti amici nerd, qua Mattia Pelle e oggi siamo qua in un nuovo video. Avete letto giusto nel titolo, Amazon Alexa gratis. L'ho ricevuto gratis e vi spiegherò come ho fatto. Volendo potreste farlo anche voi, è complicato però nemmeno impossibile. Nel video vi mostrerò anche lo screen dell'acquisto, così vedete che è zero e non ho speso una lira. Ma prima andiamo a vederlo un attimo. Innanzitutto, come ho detto prima, è il modello Echo Dot, ossia il modello più basilare della serie Echo. È molto simile al Google Home Mini. Eccolo qui. Io l'ho scelto colore a transite, anche se ci ha messo un pezzettino ad arrivare, un mesetto circa, in quanto è il colore che è più richiesto. Come possiamo vedere ci sono 4 microfoni, uno vicino ad ogni pulsante, e ci sono anche 4 pulsanti giustamente. 2 servono per regolare il volume e uno per disattivare il microfono e l'altro per attivare l'assistente senza dover invocare Alexa. Qui sul lato troviamo l'alimentazione, il jack da 3,5 che dovrebbe essere, se non erro, solo in output, non l'ho ancora provato, e quindi avete la possibilità di collegargli delle altre casse e ovviamente gli speaker tutti attorno. Io l'ho testato qualche settimana e grazie a questo ho constatato che questi dispositivi qua sono utili per lo più se avete una casa domotica, ma comunque dispositivi con cui possono essere collegati. Dal mio punto di vista, l'acquisto per averlo lì sopra il mobile sì, ci sta, però se non lo integrate con degli interruttori, lampadine, ha poco senso. Mi è piaciuta tantissimo la qualità del suono, è veramente potente. Mi è successo anche di appoggiarlo sopra il tavolo e di sentire il pavimento vibrare nonostante il volume non fosse altissimo, era circa a metà. Quindi non oso immaginare nel caso l'avessi aumentato al massimo. Ho dimenticato di dire, anzi, che qui attorno, dove c'è la linea più chiara, in pratica questo qua è un LED e sarà di colore blu solitamente quando chiamerete Alexa, e il volume invece sarà bianco e diventerà sempre più grande in base al livello del volume. Quindi se avete il volume basso sarà più piccolo, sarà tipo un pezzettino solo colorato, se invece aumenterete il volume si colorerà man mano che aumentate il volume. Nella scatola non ve l'ho mostrato, ma c'è anche il suo caricatore, è quadrato e ha un jack che penso sia proprietario, ma non ne sono sicuro, e ha un cavo bello lungo. Ma ora passiamo a noi, come ho fatto per riceverlo gratis. Allora, intanto qua vi metterò lo screen dell'acquisto. Come potete vedere è di 0 euro, ho nascosto ovviamente certi dati. Praticamente, come ben sapete, o comunque adesso lo sapete, questi dispositivi, oltre ad avere le classiche funzioni di default, ma accendi la luce, fai questo, fai quell'altro, di fare delle skill personalizzate e installarle. Cosa sono delle skill? Sono delle semplici funzioni, dei programmi, applicazioni da cui possiamo dargli dei comandi e eseguire ovviamente quanto è stato programmato. Quindi sono sostanzialmente delle app vocali, se così vogliamo definirle. Amazon nel mese di dicembre ha fatto un contest in cui occorreva sviluppare una skill di qualunque tipo e pubblicarla, e quindi se la skill rispettava tutte le richieste del concorso dava la possibilità di ricevere l'Echo Dot. Se la skill riceveva, mi pare, 150 attivazioni uniche, ovviamente, quindi 150 utenti che la installavano sul proprio dispositivo, dava la possibilità di ricevere anche il modello più grande, adesso mi sfugge il nome, ma è quello alto. Io ovviamente non ci ho nemmeno provato, anche perché ho fatto una skill semplicissima. Io ho provato a fare questa skill con un sito con cui è possibile programmare con la programmazione a blocchi, quindi trascinando le varie funzioni
anche perché non avevo mai sviluppato per Alexa e quindi finché non imparo bene in questo ambiente non mi andava di svilupparlo per conto mio. Ho utilizzato questo sito, ho fatto praticamente un'applicazione che dice un numero casuale da 1 a 6, quindi un dado, come se tirassimo un dado. Questa funzione qua è già integrata di default all'interno di questi dispositivi, anche perché è una funzione semplicissima, però io ho detto proviamo, non ci perdo nulla, ho solo da guadagnarci. L'ho pubblicata, ho aspettato, ovviamente c'erano le vacanze di Natale in mezzo, e ho aspettato un mese e a inizio febbraio ho ricevuto le mail contenente il codice per riscattare il mio Alexa Echo Dot. Inizialmente non ci credevo nemmeno io, anche perché ho detto una funzione così semplice è già integrata e ho vinto 60 euro di dispositivo. Ebbene sì, eccolo qua. L'ho ordinato subito appena mi è arrivato il codice, ho aspettato un mesetto come ho detto all'inizio del video ed eccolo qua. Attualmente, quindi parlo di marzo 2018, so che c'è un altro concorso che è sempre in corso, che scadrà a fine mese, in cui è possibile facendo due skill riscattare, richiedere o la felpa o la borraccia, la bottiglia, oppure lo zaino, sempre tutti con il logo di Alexa. Se la skill riceve 150 attivazioni uniche, ovviamente potrete ricevere anche l'Echo Dot. Ecco, magari ormai mancano una ventina di giorni, adesso non so quando vedrete questo video, comunque dovrebbero mancare 20-15 giorni circa alla fine del mese e non riuscirete mai a ottenere 150 voti. Però facendo due skill semplici, se ne avete la capacità ovviamente, sapete che avete uno di questi tre premi da poter riscattare. Se vi possono interessare questi concorsi dove avete la possibilità di ricevere Echo Dot o comunque prodotti di tecnologia, lasciatemi un commento qua sotto, lasciate anche un bel like, che così magari ci faccio un video a riguardo, per tempo ovviamente, anche perché penso quasi sicuramente, finito questo concorso di marzo, un po' più avanti ne attiveranno un altro e sicuramente, quasi sicuramente, ci sarà nuovamente in premio l'Echo Dot. Quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati, che se magari vedo che siete tanto attivi e ci saranno tanti iscritti, perché no farci un contest e regalarne uno, ovviamente nuovo, ad uno di voi. E quindi, bene amici nerd, per questo video è tutto. Scrivetemi qua sotto se avete sviluppato skill, se avete partecipato al concorso, che magari ci faccio anche dei video se avete fatto delle skill dove le mostro. E quindi per questo video è tutto, noi ci si rivede al prossimo video. Bella!